Il Torino ha facilmente avuto ragione dell'Atalanta, con un punteggio ormai divenuto abituale negli incontri casalinghi, 3-0. Mancavano oggi Granata, Danova e Pecci, e ha fatto il suo esordio il 19enne Mandorlini della primavera. Il pressing del Torino ha condannato la buona volontà dei bergamaschi, che hanno dovuto subito arrendersi alla netta superiorità degli uomini di Radice, che si dichiara soddisfatto dei punti accumulati. Lo sarà maggiormente quando almeno una volta in questo campionato potrà presentare la formazione standard. La prima azione è dei bianchi bergamaschi. Sul cross di Marocchino l'intervento di Zaccarelli non è felice, rimedia Terraneo. Il Torino non concede respiro. Inizia Bullo, sempre proiettato in avanti, e conclude Patrizio Sala con un diagonale davanti alla porta bergamasca. Vavassori sulla linea allontana. Se ne va in contropiede Marocchino. Servizio esatto per Paina, che al volo manda sul fondo. Non aggancia Pulici, una palla d'oro. La insegue, la difende, per poi darla a Patrizio Sala. Tiro teso che Bodini devia in angolo. Al 20esimo, corner di Claudio Sala. Preciso colpo di testa di Graziani e il Torino sblocca il risultato. 1-0. Passano 3 minuti e giunge il raddoppio. Breve tocco di Graziani per Pulici, che da fuori area mette nell'angolino alla sinistra di Bodini. Timida reazione dell'Atalanta. Il tiro di May è fermato da Terragno. Allo scadere del primo tempo ancora un attacco del Torino. Zaccarelli impegna Bodini, che si distende per deviare in angolo. Nella ripresa Pizzaballa subentra Bodini e successivamente Chiarenza prenderà il posto di Paina e il giovane Mandorlini rileverà Greco, dopo che il numero 8 del Torino metterà a segno al 28esimo la terza rete che vi presentiamo. Inizia l'azione Zaccarelli, proseguono Pulici e Patrizio Sala. La conclude con il sinistro Greco, che spiazza Pizzaballa. E proprio all'ultimo minuto Pizzaballa in uscita non consente a Salvadori di portare a 4 le reti.